Questo tutorial serve a descrivere la banca dati CARE. CARE è un acronimo e sta per Catalogo di Azioni Ben Descritte Rivolte all'Equità. Contiene quindi 93 azioni. Queste azioni possono essere singoli interventi, possono essere programmi o possono essere anche delle vere e proprie politiche applicate a livello locale, regionale e anche nazionale. La maggior parte di queste azioni derivano da fonti accreditate, ovvero da repertori di buone pratiche. Un numero consistente deriva direttamente dal progetto Joint Health Equity Europe, che è appunto in fase di conclusione. Quindi le azioni, come possiamo vedere dalla tabella sottostante, sono suddivise per area tematica e per target, quindi dall'incrocio di area tematica e target posso selezionare le azioni che mi interessano. La ricerca la posso effettuare anche attraverso questo box di ricerca, quindi per area tematica e per target. Oppure effettuare una ricerca per parole libere, naturalmente mettendo il numero di parole piuttosto basso, oppure posso effettuare la ricerca attraverso i macro obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione. Allora vediamo il primo tipo di ricerca. In questo caso, se sono interessato a conoscere quali sono gli interventi che trattano di attività fisica che sono rivolte alle persone anziane, posso selezionare il numero 6 all'interno di questa casella e avrò la possibilità di visualizzare i 6 progetti, programmi o politiche che trattano questo tema e sono rivolti agli anziani. Vediamo che abbiamo la possibilità di visualizzare le schede in un formato sintetico. Ma per ognuna di esse, laddove mi interessa esplorarne una, posso anche effettuare una visualizzazione della scheda intera. Quindi in questo caso avrò una breve descrizione dell'intervento, una descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità e delle informazioni che riguardano ad esempio la valutazione, quindi i risultati della valutazione. E diciamo, un'informazione molto importante che è questa, il link a quelli che sono i dati, i materiali di dettaglio che mi permettono di implementare questa azione anche nel mio territorio. Quindi in questo caso il link mi manda sulla banca dati Prosa in cui posso scaricare tutti i materiali che sono stati utilizzati, che sono serviti per realizzare questo intervento. Un altro campo molto importante riguarda proprio i riferimenti, che sono i riferimenti alle persone che diciamo hanno sviluppato e sono responsabili per l'Italia di questo progetto, quindi con la mail. E come vi dicevo, un campo anch'esso rilevante è questo, gli obiettivi del PNP. Cioè, questa azione a quale obiettivo del Piano Nazionale di Prevenzione risponde? All'obiettivo 1.8. Quindi vediamo che torniamo indietro, possiamo visualizzare ulteriori schede oppure possiamo tornare ad effettuare una nuova ricerca. Una nuova ricerca che possiamo questa volta utilizzare la ricerca guidata, quindi in questo caso. Se sono interessato ad esempio a azioni che riguardino il trasporto pubblico e che siano rivolte ad esempio a tutta la popolazione di un'area, quartiere, città, posso effettuare la ricerca. In questo caso avrò dei progetti, alcuni di essi appunto derivano dalle buone pratiche presentate nell'ambito della Joint Action Europea. Infatti, la maggior parte di essi non sono realizzati in Italia e anche in questo caso posso esplorare attraverso la visualizzazione della scheda completa le informazioni necessarie affinché
riesca a implementare tale pratica. In questo caso abbiamo delle informazioni di dettaglio descritte nel materiale che è allegato e anche qui abbiamo gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione. Tornando nuovamente nella home page, posso effettuare l'ultima ricerca, che è la ricerca per macro obiettivi del piano. In questo caso posso selezionare quale macro obiettivo mi interessa, accanto ad ognuno il numero di schede che rispondono a questo macro obiettivo. Se ad esempio seleziono il macro obiettivo 3, incidenti domestici e stradali, avrò la possibilità di visualizzare queste schede. Queste schede che naturalmente hanno il formato che abbiamo visto prima, ognuna di esse può essere in qualche modo visualizzata nella sua forma completa. Quindi la cosa importante da dire è che tutte queste 93 pratiche sono selezionate da fonti accreditate, la cui caratteristica è proprio quella di avere il fuoco sull'equità, cioè di in qualche modo prendere in considerazione l'equità tra i criteri con cui viene condotto l'intervento. Possiamo accedere alla descrizione delle fonti, in questo caso vengono descritti tutti i repository utilizzati come fonte, quindi da cui sono state attinte le azioni. Questi sono tutti, diciamo, repository provenienti da progetti europei e internazionali, tra cui anche la banca dati PROSA, che è appunto la banca dati italiana che ospita al suo interno buone pratiche appunto realizzate in Italia. E in ultimo volevo farvi vedere la possibilità di inviare una segnalazione. Quindi chi in qualche modo ha realizzato, implementato un'azione che ha le caratteristiche di essere un'azione appunto rivolta all'equità e rispondere ai requisiti necessari per essere inserita in CARE, può segnalarlo, verrà naturalmente contattato ed eventualmente l'azione verrà inserita all'interno del database CARE.